O Dio, donaci la luce, oggi che la felicità ha i piedi di argilla, oggi che la bellezza non è sufficiente, oggi che l'agitazione ci scusa e ci umilia, oggi che la speranza ingabbia il cammino. Donaci la luce, per tutti noi che stiamo lottando, tenendo un verde stelo fra i denti. Donaci la luce che ci dica che la notte è passata, che il pianto è rugiada, che le piaghe risanano. Donaci la luce a dirci che la gioia non è un sogno, che la storia ha uno sbocco. Donaci la luce per riscaldare quelli che lontani da noi sentono freddo. Donaci la luce che raccolga il mormorio delle nostre preghiere. Luce che ci parli di questa primavera e delle primavere future. Cosa ci insegnano questi anni di virus e di guerra? Che a un passo l'amore, ma che anche a un passo l'odio. Che il male è forte, ma anche fragile. Basterebbe saperlo disarmare. Quale tesoro ci porta questa Pasqua? Il valore di gesti piccoli, lo spezzare il pane, il non scappare dal dolore, il prenderci cura del dono della vita. Lasciamo un po' di silenzio per poter vedere un po' di luce in questa notte. Una Pasqua con tanto silenzio tra le parole. Una Pasqua attaccati alla vita con tutta la forza che abbiamo per non perderci, per non girovagare a vuoto. Una Pasqua per ritrovare ciò che non muore, ciò che è eterno. Ritrovare una calda umanità, il bisogno che tutti noi abbiamo di risorgere. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Gli apostoli se ne stanno chiusi impauriti, come noi in questi anni, tra la disperazione della fine e la paura dell'ignoto. Anche a noi tocca fidarci di questa notte silenziosa, con l'umile forza della speranza, con un soffio di vita che scalda il cuore, andare oltre a ciò che vediamo e credere all'impossibile. Le donne vanno al sepolcro all'alba, quando il sole è ancora nascosto e c'è solo un po' di rugiada sui fiori di primavera. Donne che non si arrendono, nonostante il dolore, gli occhi bagnati dalle lacrime e dalla stanchezza. Sentono però che non può finire così. Le donne andranno al sepolcro e vedranno che non c'è più nulla, che tutto ciò che sembrava solido è crollato, ma in quel vuoto non c'è il nulla. In quel vuoto c'è ancora la sete di questo Dio tenero che ci ha rubato il cuore, sete di casa, sete di affetti, sete di amicizia, sete di pace, sete di donarci un bacio, un abbraccio, senza aver più paura. C'è la sete di guardarci di nuovo negli occhi e rivederci la luce, la sete di tornare a gioire delle piccole cose. Diceva Dostoevskij, anche se sembra che ciò non si realizzi mai, io continuo a crederci, sapendo che in un solo giorno, in una sola ora, tutto potrebbe realizzarsi. Non voglio smettere di sognare, anche se ancora non vedo niente. La fede è tutta qui, chiudere gli occhi e fidarci. Gesù dirà, ricominciamo dalla Galilea, ricominciamo dall'inizio. Io ricomincerò a fare il prete come all'inizio con tremore e gioia. E ognuno di voi potrà tornare bambino, innamorato, come era all'inizio. Forse anche dopo questa crisi il mondo non cambierà, ma può cambiare il nostro modo di vederlo, questo mondo. Ci hanno tolto gli abbracci, le strette di mano, le carezze. L'unica cosa che ci è rimasto è lo sguardo, gli occhi. E gli occhi sono solo una porticina, ma ci può passare il mondo intero. A volte ci sono sguardi che dicono tutto. Dice una canzone di Battiato, ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito. Vi auguro di vedere il mondo con gli occhi di Dio. Misericordiosi oggi, dove l'anima si sveglia e il sorriso trabocca, compassione e pace. Faccia in terra è malato e Dio sa dove ero nascosto, Dio sa come tu mi guardi adesso. Sono risorto per ricordarvi con un bacio sulla fronte che è colui che non si ferma, che regge il cielo. Sono risorto per ricordarvi che la speranza è un filo sottile, ma regge il mondo, che la fiducia è chiudere gli occhi e sentire una mano che ti prende. Una bellissima canzone di Lucio Dalla dice che sotto questo cielo di ferro e di gesso l'uomo riesce ad amare lo stesso e lo fa per davvero. Che commozione! Che tenerezza. In questi giorni, in questo tempo,
in cui il cielo sembra davvero di ferro e di gesso, noi vediamo tanti frammenti di amore sparso. L'uomo riesce ad amare lo stesso, a continuare ad amare anche quando è difficile. È una bella emozione, è una grande tenerezza questa. E allora grazie perché sotto questo cielo scuro continuate ad amare e continuate a sperare. Grazie perché sapete vedere la luce anche in questa notte buia. E allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare la vita, amare Dio e amarvi fra di voi con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Buona Pasqua a tutti. Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce ho attraversato dubbi e terre desolate, seguendo traiettorie sconosciute, perdendo la mia essenza chissà dove. La vetta è solo l'altra faccia dell'abisso, per sprofondarci dentro basta solo un passo, ma quando ero sul punto di precipitare, mi camminavi accanto senza far rumore. E ho cercato di raggiungerti ovunque, senza riuscire a possederti mai, nella perfezione dei dettagli e nelle coincidenze. Ho provato a vivere nel mondo senza dovergli appartenere mai, evitando la mediocrità e le inutili apparenze. Se il buio è solo allontanarsi dalla luce, nel mare del silenzio sento la tua voce. Se tutto si trasforma e nulla muore, dal seme che marcisce nasce il nuovo fiore.